senti da sta terra di cui ti parlo, da per la rara Domenico Mari, in coma vivi, incanto corti, fai cimpanzini, i meglio comuni, in vita si sciarriaro, e chi lo sa muoi da cizza sia, e non c'era cura di liguarina. Buongiorno, siamo in viaggio per Catania, andiamo a prendere un aereo per andare a Milano. Cosa dobbiamo fare a Milano? Beh, ci abbiamo qualche seduta spiritica per le europee e ne approfitto anche per partecipare alla trasmissione Dritto e Rovescio, come sapete bene, condotta dal mitico Paolo Del Debbio. Sarà trasmessa stasera, ora devo vedere l'orario preciso, ve lo faremo sapere. E poi rientro in nottata a Roma, dove domani mattina ci sono altre sedute spiritiche. Quindi una 48 ore molto particolare. Stamattina c'è anche un convegno importantissimo dal quale vi invito a partecipare. Sarà lì Palazzo Zanca, è con un parterre veramente interessante. Ci saranno i rappresentanti di consorzi nazionali per quanto riguarda quella che è l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e organizzato da Messina Servizi, e ci sarà anche l'assessore Di Mauro,
l'assessore Pagana, oltre ovviamente al sindaco e alla presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato. Ci sarà chi anche ha lanciato la progettualità su Messina, ha fatto il miracolo su Messina, da città della Munnizza a città di eccellenza per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, e il convegno è oltre il 65% come orizzonte. Noi stiamo toccando a Messina quasi il 60% di raccolta differenziata, un lavoro che sta portando avanti il nostro sindaco Federico Basile con il management di Messina Servizi, tutti gli operatori, che ovviamente ringrazio perché stanno proseguendo sul percorso che abbiamo tracciato, e ovviamente questo fa di Messina, per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, un'eccellenza nazionale. Credo che sia la quinta città metropolitana d'Italia, e credetemi che cominciare ad assumere dei ruoli che ti fanno emergere nel panorama complessivo sui servizi urbani è importante, è importante. Quindi stamattina ci sarà anche il nostro Peppe Lombardo, che assieme a me, allora quando abbiamo preso in mano la città nel 2018 e quando si bruciavano i cassonetti, che guerre che abbiamo fatto, ricordo ancora le lotte agli zozzoni, gli appostamenti, i blitz notturni con la polizia municipale, il nucleo speciale che abbiamo allora organizzato, il nucleo anti-zozzoni, e voglio ovviamente ringraziare tutta la squadra che con me faceva i blitz. Vi ricordo ogni tanto questa fase con un po' di malinconia, ecco, non ve lo nascondo, perché è stata veramente una guerra. E quante volte nei villaggi, mi ricordo uno scontro fortissimo a Casigialle, a Bordonaro, dove ho lasciato allora l'immondizia per qualche settimana, perché io avevano il vezzo di bruciare in continuazione, poi abbiamo trovato un equilibrio. Ecco, questi sono episodi che porto nei miei ricordi, perché vi danno il segno tangibile di cosa significa amare, amare il ruolo che si ha. Questa è la discontinuità, questa è la svolta, e oggi Messina celebra questa svolta con un convegno nazionale dove si dà merito, si dà atto di questa svolta. Dovevo partecipare anch'io, ma questo impegno improvviso che mi ha coinvolto ieri purtroppo mi vede in altri luoghi, però non ha importanza. Ci sono tutti i protagonisti della svolta, sono lì presenti. Io ho registrato un mio videomessaggio anche per ringraziare il lavoro che è stato fatto per tutti coloro e quello che si sta portando avanti, e dobbiamo essere orgogliosi. La prima città d'Italia in materia di riciclo di carta, cartone, e se fosse Messina in una regione diversa, vi assicuro, in questo momento saremmo all'80%, ma scontiamo le nefandezze di tutte le comunità siciliane nell'avere una regione che continua ad alimentare una impostazione politico-mafiosa anche nei rifiuti. Quindi è ovvio che siamo degli eroi nel raggiungere questi risultati in una terra meravigliosa
ma maledetta proprio per questa cappa politico-mafiosa e che dobbiamo rompere una volta per tutte. Questo è il lavoro che si sta portando avanti. Ieri avete visto come è andata in frantumi la maggioranza di Schifani. Ieri avete visto come Schifani è venuto in aula con quella faccia da ologramma impassibile. Non ha battuto ciglio, è venuto perché doveva condizionare i deputati della maggioranza. E la sua presenza ha generato una reazione meravigliosa, che almeno 10 deputati della maggioranza hanno votato contro la maggioranza su quella porcheria di norma salva deputati. Non solo, ma io avevo detto che il gruppo Sud Chiama Nord all'atto del voto sarebbe uscito, perché avevamo già messo in conto che si sarebbe votato con il voto segreto. Ieri ho cambiato idea, abbiamo cambiato idea, perché? Perché abbiamo visto la prepotenza, la sfida, questa intimidazione del buon Schifani che ci ha fatto girare le palle. Cioè, questo non è venuto per tutta la legge di stabilità, non è venuto per il momento più importante che coinvolge anche il rapporto tra il Parlamento e il governo, e ieri, udito udite, è venuto per ricattare sotto il profilo politico la sua maggioranza. E ora che fa Schifani? Se ne frega tanto, non gliene frega niente. Cosa farà ora Fratelli d'Italia, perché è stata un'azione di cecchinaggio messa in atto nei confronti di Fratelli d'Italia? Dove stanno i franchi tiratori? Beh, lo sappiamo. I franchi tiratori fondamentalmente sono rappresentati dai deputati della Lega, e qui il buon Luca Sammartino si è per l'ennesima volta infilato in un cul-de-sac, come si suol dire, che non sapremo dove porterà. E a questo si è aggiunta la DC di Cuffaro. Perché è successo questo? Perché la spartizione sulla sanità ha generato liti a Sciarra e Pacuccia. Ricordatevelo sempre, a Sciarra e Pacuccia. Ciccio Cipolla spiega cos'è Acucia a chi non è siciliano e magari gli sfugge il significato. Mentre Ciccio Cipolla si consulta con sua moglie per farsi dare la spiegazione, ma siccome non possiamo aspettare Ciccio Cipolla, ve la do io la spiegazione. Acucia è quella che una volta si metteva sulla bara del defunto ed era un tessuto impreziosito da tante cose. Quando la bara usciva da casa scattava la lite tra i parenti per chi doveva prendersi a cuccia. E si tirava da un lato e dall'altro, dall'altro e dall'altro. Incredibile. Vedete, non c'è migliore rappresentazione, purtroppo, questa macabra rappresentazione della Sicilia attualmente, con questi farisei, veramente, danzano
su ciò che è rimasto della nostra terra e si rubano le ultime spoglie. Ashar e Bakuch, cari miei. Ma non emergono comunicati stampa ufficiali, perché ovviamente non è che possono dichiararsi poi la merda in faccia, no? Possono dire che i problemi sono stati generati da queste cose, ma nessuno parla. C'è questa omertà. Ieri sera la giunta Schifani si è riunita per approvare questa ulteriore spartizione schifosa dei manager degli ospedali e delle ASP senza gli assessori di Fratelli d'Italia. Formalmente è aperta la crisi. È aperta. Ricompatteranno. Sapete, la mangiatoia è ampia. E modi per accontentare gli appetiti ce ne saranno tanti. In questo avevano incluso anche la spartizione delle province, perché stiamo risuscitando le province partendo dal presupposto che il male delle province è la mancanza degli organi eletti dal popolo e non invece che non mettono i soldi per fare le attività e far svolgere le funzioni alle province. Sia sempre lì, cari miei, ed è ovvio che questo causa altro malessere. Perché? Perché siamo riusciti a impallinare quest'altra operazione. Come sapete bene, la legge che ripristina il voto diretto e quindi gli organi politici nelle province, li risuscita, riguarda anche un atto che è stato consumato con il ritorno di questa legge in commissione affari istituzionali. Questo è il quadro nel quale ci stiamo muovendo, ma ve l'avevo anticipato. Ci abbiamo lavorato, ovviamente. L'altra notte è stata molto lunga per arrivare a questo risultato. Ieri a mezzanotte è anche scaduto il termine per la costituzione dei comitati di Sud Chiama Nord e per il tesseramento. Stiamo dando la possibilità in questi 2-3 giorni fino al 3 di febbraio di completare le attività iniziate. Quindi, se c'è ancora qualche comitato per completare il percorso organizzativo, qualche provincia, beh, si faccia, non siamo così fiscali, dica. Sono cambiali che vanno in scadenza, che si devono protestare. Ovviamente il 3 si chiude perché il 4 abbiamo giunta esecutiva già convocata, domenica 4, che metterà il bollo alla situazione organizzativa che si è generata. Vi devo dire che stiamo andando ben oltre le previsioni, l'organizzazione ha retto a questo stress, c'è una buona rappresentanza del giovanile che si è messa a faccia a terra, come si suol dire, e hanno lavorato notte e giorno e noi siamo orgogliosi di loro che stanno facendo formazione sul campo. C'è stato un impeccabile coordinamento della segreteria da parte di Luciano, che non è con me, come vedete, oggi mi sta accompagnando Nino, non è Luciano, che Luciano è impegnato da responsabile dell'organizzazione, impegnato in segreteria. E quindi la responsabilità è di Luciano. Ma fra responsabilità, il lavoro poi reale di coordinamento è stato fatto da Loretta e da Gabriele. E sono contento che già a
questa scadenza con anche il pilastro dell'organizzazione, Giovanni Satta, è nato un gruppo che si sta formando sul campo e ancora ne avranno in questi giorni. Però devo dire che alla scadenza vera e propria ci siamo arrivati bene. Quindi se avete ancora iscritti da inserire, se ci sono ancora percorsi da completare, fatelo, avete oggi e domani e anche dopodomani, ma dopodomani mattina, perché dobbiamo realmente chiudere e vedere come anche definire le regole per l'elezione dei coordinamenti comunali, provinciali, regionali, 2 marzo, nazionali. Quindi affrettatevi. Ancora siamo che aspettiamo a Ciccio Cipolla, credo che dormirà ancora. Sulle europee stiamo andando avanti. Stiamo andando avanti nelle trattative, stiamo esplorando varie possibilità che sono finalizzate a valorizzare la nostra identità civica e di movimento a trazione meridionalista. Questi sono gli aspetti che ci caratterizzano. Ecco. Va bene, io ora vi lascio. Seguiteci e andiamo avanti. Vi ho detto che all'orizzonte per noi e per tutti voi c'è il risultato frutto della costanza, della fatica, ma soprattutto della fede in quello che facciamo, nell'amore che ci mettiamo in tutto ciò che facciamo. Questo è fondamentale. Naturalmente bisogna perseverare, ma la tempra abbiamo dimostrato che non ci manca. Buona giornata a tutti voi.